che hanno sempre detto che erano a favore della riduzione dei costi della politica, del superamento del bicameralismo, della revisione del titolo quinto, oggi vedono il referendum come l'occasione per tornare in partita. Non sono interessati al merito della questione. Sono stati messi da parte e oggi dicono questa è l'occasione per evitare di finire ai giardinetti. È una posizione legittima, però si fa a spese degli italiani, perché il referendum che oggi noi stiamo proponendo è l'occasione per finalmente mettere in campo un'energia nuova, per dire che l'Italia non è come ci hanno raccontato in questi anni, è per mandare in soffitta i luoghi comuni, che sono quelli che vedono la Sicilia come la definivo all'inizio e che vedono l'Italia come un paese che non cambierà mai. L'Italia non è un luogo comune, l'Italia è un luogo speciale, pieno di passione, pieno di energia, pieno di voglia di fare. Io la vedo così e io combatto per questo e non sono interessato a nient'altro che non sia l'idea di restituire energia e entusiasmo al nostro paese. Allora, scegliete con molta libertà se stare alla finestra o se mettervi in gioco nei 50 giorni che stanno per arrivare. Questo referendum non lo vinco io. O lo vinciamo noi o non si vince. O parte un meccanismo in cui le persone vanno a raccontare al proprio vicino di casa, al proprio collega di lavoro, che magari non è contento di tutto quello che succede, ma che capisce che si può rimettere in moto l'entusiasmo del paese, cos'è che davvero può cambiare? Oppure avranno vinto quelli che tutte le volte sanno soltanto lamentarsi, quelli che fanno il tifo per i dati negativi, quelli che sono contenti quando c'è una crisi, per poter dire, ah che bello, hai visto le cose non vanno. Ah, ma tu Matteo devi smettere di chiamarli gufi. Io non chiamo gufi quelli che parlano male di me, per carità di Dio. Io chiamo gufi quelli che parlano male dell'Italia. Ma vi sembra normale che noi nel mondo siamo visti come una realtà meravigliosa e affascinante? Che il mondo ci voglia bene? Che dovunque tu vada ti dicano che bello che sei italiano? E da noi, sempre, questo costante autodistruzione di massa. Vai nel mondo e di che fai una cosa all'italiana, penseranno che è fare una cosa fatta bene, con passione, con entusiasmo. Da noi fare una cosa all'italiana è fare una cosa da furbi, non fare l'italiano, non saltare la fila, perché abbiamo dentro di noi un meccanismo che secondo me non può andare da nessuna parte. Allora, se il referendum passa, per la vecchia guardia finisce la stagione degli inciuci. Se il referendum non passa, non ci sono cataclismi, non ci sono invasioni delle cavallette, rimane tutto com'è per i prossimi 20 anni. Se vince il no, non cambia nulla. A voi la scelta, a voi la valutazione. Chi ha voglia di darci una mano però si metta in gioco, perché questo referendum passa dal tam-tam. Se voi guardate la TV, se voi guardate internet, i social, troverete tante considerazioni anche non corrette. Ma se ciascuno di voi fa uno sforzettino e dice questo è anche il mio referendum, le cose cambiano. E quindi, perché sono a Palermo? Perché avevi un aiuto. Sono a Palermo e in Sicilia per l'anno accademico, sono a Palermo e in Sicilia per il patto per Messina domani, sono a Palermo e non entreremo sul tema del ponte, se no si riapre la solita discussione. Io dico soltanto che bisogna rimettere a posto i viadotti, bisogna rimettere a posto le ferrovie, superare anche le difficoltà di cui mi parlavano prima di alcuni cantieri che rischiano di essere bloccati, dobbiamo portare la banda larga nei paesi, dobbiamo sistemare le scuole, non c'è ombra di dubbio. Dopodiché mi dovete spiegare perché in un paese normale si possano investire decine di miliardi per andare da Torino a Lione in un quarto d'ora in meno, si possono investire decine di miliardi per andare tra Vienna, diciamo per fare il Brennero un po' meno, miliardi perché tra Firenze e Bologna io per andare a trovare i miei nipotini a Bologna ci possa mettere 20 minuti meno, perché dappertutto si possa fare investimenti dappertutto e poi se si mette un po' di soldi, peraltro non pubblici, per collegare la Sicilia alla Calabria, quello sia una sciagura mondiale. È un tema che non affrontiamo adesso perché non è priorità, ma il meccanismo per cui gli investimenti al sud fanno male perché sono nelle mani della illegalità e della criminalità organizzata, mentre al nord va tutto bene, è un atteggiamento che è insopportabile, perché se ci sono delle cose che funzionano,
bisogna farle sia al sud che al nord, e se c'è da fare i controlli sono gli stessi al nord che al sud, e quelli che rubano vanno messi in galera al nord come al sud, ma bisogna smetterla di avere i luoghi comuni e i pregiudizi sempre e comunque su tutto. Detto questo, a Messina parliamo di altro, così evitiamo la discussione e evitiamo anche, guardi, io sulla sicurezza antisismica ho parlato mezz'ora fa con Renzo, no mezz'ora fa no perché ho iniziato a chiacchierare mezz'ora fa, ma con Renzo Piano prima di arrivare qua, perché ci rivedremo il 24 di novembre, lui e Azzone, che è il capo del Politecnico di Milano, sul tema dell'antisismica. Noi ci giochiamo tutto, non qui e basta, ma questo è un territorio, senza considerare per esempio la zona di Reggio di Messina, che è stata comunque zona interessata, che negli ultimi 7 anni ci sono stati 3 terremoti, Aquila, Emilia e Amatrice. Questo è un paese che ha un problema grosso come una casa con la realtà, con il terremoto, e abbiamo messo in legge di stabilità, lo dico per chi è interessato, i contributi al 65% non soltanto per le case ma anche per i condomini e per gli alberghi. Il 65% vuol dire l'efficienza energetica e vuol dire l'antisismica. Però le dico anche, non è pensabile che il nostro paese in tutto il mondo faccia opere di ingegneria che lasciano senza parole, perché le garantisco che dall'Australia agli Stati Uniti, che dall'Argentina fino al Giappone, noi siamo i punti di riferimento, e a casa nostra si dica di no alle opere pubbliche o private soltanto per la paura. Questo è un meccanismo che a me non convince. Detto questo, domani siamo a Messina per parlare del patto della città, e Dio solo sa quanto è importante. Siamo a Messina perché a Taormina presenteremo il logo, in realtà l'ho fatto vedere, per cui andremo a fare un sopralluogo operativo a Taormina, ma io sono anche a chiedervi una mano. Se noi vogliamo bene all'Italia del futuro, bisogna mettersi in moto adesso. Se invece vogliamo credere che vada tutto bene così, se vi sembra che le cose che ci hanno lasciato in questi 20 anni funzionino, se vi sembra che non ci sia bisogno di cambiare, che la classe politica vada bene come ci è stata consegnata, se vi sembra che il sistema istituzionale italiano sia quello che funziona, votate no tranquilli. Ma se volete cambiare, questa è l'ultima occasione, perché in caso di no non ci sarà un'altra chance. Torneranno i soliti a dire che bisogna fare le bicamerali, a dire che bisogna fare i grandi accordi, e continueranno a perdere tempo come è stato fatto sino ad oggi. Avete visto i dati? Dal 46 al 92 l'Italia è cresciuta più di tutti in Europa. Dal 92 ad oggi l'Italia è cresciuta meno di tutti in Europa. Perché? Ci siamo bloccati, impantanati. Io un paese impantanato non lo voglio vedere. Perché l'Italia ha tutte le condizioni per poter tornare ad attrarre intelligenza, ad attrarre cervelli, ad essere non soltanto un luogo fotogenico, e la Sicilia non può essere un luogo dove si va in vacanza. Certo, bisogna andarci in vacanza e bisogna aumentare i turisti, ma deve tornare ad essere quel terreno fertile, quell'isola felice, Felix, fertile, che dalla Magna Grecia in poi è sempre stata, e che può portare ad attrarre cervelli, anziché vedere quella scandalosa fuga delle persone che fa male al cuore. È normale che le persone vadano in giro per il mondo e ottengano grandi risultati in giro per il mondo. È bello, è un fatto positivo. Ma è bello un paese che consente a queste persone, se vogliono, di poter tornare. Che ha dei centri di attrazione per cui queste persone, se vogliono, possono tornare. E allora, ho finito davvero. Io non lo so se, come dicono alcuni, noi siamo nettamente in testa al nord e un po' in difficoltà al sud nei sondaggi. So che dipende da voi. La nostra parte la faremo fino all'ultimo giorno con grande convinzione e determinazione e con il sorriso, perché noi non inseguiamo le polemiche. Più ci accuseranno di tutto e più risponderemo con un sorriso. Più ci diranno che è giusto andare nella guerra del fango, nella lotta del fango, delle accuse, degli insulti, e più risponderemo che l'Italia è un paese talmente bello che non merita le accuse, le polemiche e gli scarti personali come quelli che abbiamo avuto modo di vedere. Io mi sono fatto anche un dibattito con Travaglio. Di più, ragazzi, che si può fare nella vita? Quindi non abbiamo di questi problemi. Come?
E le do la mia solidarietà, signora, perché se lei quel giorno, anziché andare a prenderci una bella granita, si è messa a guardare il dibattito con Travaglio, le do la mia umana solidarietà e capisco, come dire, le difficoltà di questo paese, ma battute a parte, scherzi a parte. Quello che è fondamentale è che, recuperando il gusto e la passione di andare incontro agli altri, si recuperi anche la bellezza della politica. Lo so che può sembrare strano, io voglio ridurre i politici, ma non voglio ridurre la politica, perché per me la politica ha la P maiuscola, è la cosa più bella che il mondo, è il servizio più grande che si può fare. Vi chiedo una mano per andare a vincere questo referendum e dare un futuro all'Italia. Viva Palermo e viva l'Italia! Grazie di cuore a tutti. Grazie.